ancora. Vabbè, boh, no, l'ho vista fuori. Sì, l'ho vista fuori, scemo, l'hai vista dentro. Ma porca miseria. Stagna è veloce. La crossa leggera per Isak, che di rovesciata trova un gol, un grandissimo gol, signori miei. Benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi siamo tornati su FIFA 20 col nostro Circo Venezia, ovvero col Venezia Calcio. Siamo alla quinta partita del girone di Champions, giochiamo contro il Basilea. Siamo al comando del nostro girone con 12 punti, secondo il Liverpool con 7, Real Betis con 4 e Basilea con 0. Potremmo far giocare i panchinari in questa partita, ma non mi fido per nulla. Quindi andiamo a rischiare i nostri bellissimi titolari. Al massimo faremo entrare qualcuno nel secondo tempo, tanto così per passerella. Detto questo, sistemiamo un attimino la rosa. Qui ci va Lollo Caffè, qui ci va il nostro Mentodoro Orsolini. Poi abbiamo Laird, Birindelli, al posto di Ambadou gioca Piera, al posto di Kumbulla gioca Collins, al posto di Baker gioca Pellegrini e in porta gioca il nostro titolare Plizzari. Vediamo un attimino Isak Castagna. Sì, se non sbaglio era Isak che si lamentava, ricordo che c'era qualcuno che si lamentava. Vuoi salvare? Sì. Andiamo a leggere un attimo le mail, raga, perché mi sa che, se non ricordo male, c'era qualcuno che si lamentava e voleva giocare. Giocatore squalificato, non ci interessa. Va bene, Laird squalificato, non ci interessa. Isak, se non decide di mandarmi in campo, va bene. Isak si sta iniziando a lamentare un poco troppo. Comunque, ragazzi, la formazione è pronta, scendiamo in campo per la quinta partita del girone di Champions. Ok, signori miei, siamo pronti, si parte. Vabbè, subito per Leone Messi, Messi per Lollo Caffè, Lollo Caffè per Riquelme. Partiamo subito a tappo, ma siamo ancora a centrocampo. 80.000 passaggi e siamo ancora a centrocampo. Va bene così. Attenzione il Venezia con Riquelme, che vede il movimento di Mbappé, che vede il movimento di Messi. Riquelme ancora, Mbappé, no, l'ho vista fuori. Sì, l'ho vista fuori, scemo, l'hai vista dentro. Ma porca miseria. Mamma mia che ciabattata. Mamma mia. Attenzione, Messi. Vede Lollo Caffè. Lollo Caffè! Ma che... Ma hanno tutti i piedi storti oggi, raga. C'hanno tutti quanti i piedi storti. Va bene. Mamma che c'ha fattata pure questa. Attenzione che partono loro. Siamo scoperti, siamo messi male. Mi dai un giocatore per chiudere in difesa? Mamma che brutta scivolata. Cioè, se segnavano mi alteravo, ragazzi. Mi alteravo se segnavano. Scendeva in campo Papa Maullo, che faceva un putiferio. Meno male che c'avevamo Plizzari in porta, che ci ha levato le castagne dal fuoco. Vediamo questo calcio d'angolo, buttiamola fuori. Ok, no, non l'abbiamo buttata per nulla fuori. No, bravo Plizzari. Ho visto un rigore, perché, raga, stavo per causare un rigore che era grosso quanto una casa, praticamente. Bello Mbappé, è il mapa. Dove vai mapa? Attenzione, è il mapa. Mamma mia, è il mapa. Mamma mia, stiamo a sbagliare tutto oggi, raga. Attenzione al Basilea che riparte. Il Basilea riparte. Aia. E il Basilea si porta in vantaggio. Porca miseria, raga. No, abbiamo fatto tutto, tante chiacchiere e niente di concreto. Beh, bravi loro che con mezza azione si sono portati già in vantaggio. Va bene. Mo gliene famo otto, raga. È il mapa. Si libera, è il mapa. Niente. Pallone fuori. Calcio d'angolo per noi, dai che me lo sento caldo. Calcio d'angolo ancora per noi. Guarda, Riquelme. Il nostro goleador, signori miei, la rimette sul binario giusto. Il nostro Rodrigo Riquelme, col numero 7. La rimette lui sui binari giusti. Bella così. Andiamo. Attenzione, Mbappé. Vede il momento di Messi. Ma come l'ha presa?
Cavolino l'ha presa, mannaggia, guarda che sta filata, ha tirato pure mezzo chilo di terra praticamente, però va bene. L'ha presa col mignolo, signori miei, l'ha presa con il mignolo. Fine primo tempo, raga, andata, fine primo tempo andata, 1-1, fine primo tempo. L'ho detto 8 volte che è fine primo tempo, penso che l'abbiate capito che è fine primo tempo. Partiamo con il secondo tempo. Attenzione, buon momento del Venezia, momento del Venezia, guarda in profondità, Messi! Sì, la ribalta lui, il Leone, Messi al 56esimo, Venezia 2, Basilea 1, Messi, gran bel passaggio in profondità di Mbappé, bello anche il momento di Messi, pallone spiazzato di sinistro, bella così, bella così, bella così. Attenzione, Messi, 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 Messi. Visto il movimento di Pellegrini che riesce a convincere il contrasto. Pellegrini si ferma, vede il movimento al centro. 1-2 veloce, palla per il mento! Doro Orsolini! 3-1 che non si capisce perché festeggia così, che problemi abbia Orsolini, però va bene. Il nostro mento Doro, signor mio, la chiude. 3-1, prendi e porta a casa. Facciamo qualche sostituzione, vero raga? Facciamo qualche sostituzione. Allora, aspettate un attimo, mentre Orsolini ancora festeggia, prendiamoci questo un attimo break per far entrare Isak al posto di Mbappé, se no mi si incavola ancora di più. Facciamo uscire Riquelme, facciamo entrare Castagna e facciamo uscire anche basta, non facciamo uscire nessun altro, va bene così. La chiudiamo così anche perché i giocatori sono stanchi dell'altra volta. Attenzione a Basilea, signori miei, attenzione a Basilea, attenzione a Basilea, noi rischiamo un fallo stupido al limite dell'area, attenzione a Basilea che però è che cazzo. Era fuori gioco, dimmi che era fuori gioco. No, invece stanno insultando me, basta che non me lo butti fuori, dai zio. Basta che non me lo butti fuori, poi siamo tutti d'accordo, me l'ha appena buttato fuori. Cosa ci faceva Pellegrini da quel lato, se gioca dall'altro lato, me lo spieghi? Cosa ci faceva? Va bene, c'è cioè, che riguarda Comodino come si è arrabbiato. Dai. Mi stiamo dando la possibilità di riaprire la partita. Ma non l'apriranno perché Plizzari si fa segnare. Perfetto, grande Plizzari. Grande Plizzari. Tra l'altro il pallone è uscito fuori, ha bucato la rete. Ha bucato la rete. Nessuno va a festeggiare con lui che festeggia da solo, isolato. Però va bene. Mannaggia, l'abbiamo fatta riaprire. Io voglio vedere la palla che esce fuori. Sì, la palla è uscita fuori dalla rete. E va bene, e che c'è da fare? La palla, guardate, zoom, magia, zoom, la rete c'è, zoom, la rete non c'è più. Ah, colpo di magia. Va bene, chiudiamo questa partita velocemente, raga. Attenzione, Castagna, Castagna, Castagna. Vede Isak che la tira subito e la tira anche fuori. Mannaggia lui. Attenzione, il Venezia è ripartito. Il Venezia è ripartito. È entrato Wood al posto di Messi. È entrato Wood al posto di Messi. Wood, 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 vede Isak. No. No, ma cosa abbiamo sbagliato? Isak che Wood che è entrato al posto di Isak gli ha dato. Sì, vabbè, sto a fare una frittata di giocatori assurdo. È entrato Wood al posto di Messi. Messi ha avuto uno scatto. Wood ha avuto uno scatto bellissimo. Ha servito una gran palla per Isak, che però se l'è bruciata. E anche qui altra cavolata terribile che abbiamo fatto noi. Però manteniamo la palla all'86esimo. Va bene così, va bene così. Guarda Neymar che non ci pensa troppo, la tira. Un grande pressing ora del nostro Venezia, che vuole chiudere in attacco con l'uomo in meno. Con l'uomo in meno ma vuole chiudere in attacco. Con l'uomo in meno ma vuole chiudere in attacco. Buono. Ah, ma che cavolo fa? Occhio a questi che ripartono. Occhio a questi che ripartono. Occhio a questi che ripartono. Non è buono. Non è buono. Non... Bello l'anticipo. Bello l'anticipo. Isak. Isak. Guardalo. Ma siamo nei minuti di recupero, ragazzi. Siamo nei minuti di recupero. Chiudiamo questa partita cortesemente. La facciamo 3 minuti di recupero. Il primo se n'è andato. Il primo se n'è andato. Sbracalo, porca di una pupazza ubriaca. Buono l'anticipo. No, non puoi perdere palla dopo che gliel'hai levata tu. Ma porca. No, 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 Plizzari, sei tutti noi. Grande Plizzari, tienila lì. Facci quello che vuoi con sta pallone. La partita è finita. E andiamo così. 3-2. Sofferta, però vittoria che ci serviva. Siamo letteralmente qualificati ai quarti, agli ottavi, scusatemi, agli ottavi di Champions. Il sogno triplete continua. La nostra bestia nera sono lo scudetto, che quest'anno ce la stiamo giocando con la Juventus praticamente, e la Coppa Italia, che ancora non abbiamo nemmeno fatto una partita. Andiamo a fare le interviste.
Eccoci Grazie qui per per aver le accettato interviste di post rispondere alle partita. nostre domande. Veloci Richelme, merita tutti i complimenti. Bravo Ricky Richelme, il nostro Rodrigo Richelme, scusatemi. Abbiamo più opzioni perché Pellegrini è stato espulso, ma la prossima partita giocheranno i panchinari. Signori miei, terza domanda, il risultato non è mai stato in discussione. Bello così, proprio Grazie ancora per il tuo tempo. antipatici. Vogliamo essere antipatici. Ovviamente chi vince è antipatico, raga, quindi. Gautier si lamenta, raga. Squalifica scontata, giocatore squalificato. A Gautier mio, ma che me sta di? Sono franco, professore. Più la prego di ecce la mia carriera. Vorreste ceduto per giocare di più? No, Gautier mio. No, esperienza formativa. No, Gautier mio. No, Gautier mio. Ti faccio giocare la prossima partita. Dai, dai, Gautier. Non fare così, non fare così, Gautier. Dai, dai, dai. Contro chi giochiamo? Contro l'Udinese. Baker vuole giocare pure, avanti, dai. Ci penserò. Devo schierare per forza tutti i panchinari, raga, perché sennò succede un patatrac. Facciamo velocemente la formazione. Isaac, Dell'Orco ce lo portiamo in panchina. Wood, qui mettiamo Benitez, che poi li faccio giocare, perché si lamentano? Castagna, qui mettiamo Amarabacci Ciccocco. Al posto di Mendodoro mettiamo il nostro Abe, che bello tranquillo, non si lamenta mai. Birindelli, se non sbaglio, Laird non può giocare perché è squalificato, quindi Birindelli gioca. Ampadu, pensaci tu. Al posto di Collina Collins gioca Kumbulla. Al posto di Pellegrini gioca Bakker. Al posto di Prizzari gioca Gautier, che ha un morale sotto le scarpe. Ma deve stare a tenersi bello tranquillo. Ci portiamo Dell'Orco così vediamo se lo possiamo fare giocare pure a lui. Così non si dovrebbe lamentare. Detto questo, ragazzoni, scendiamo in campo. Ok, ragazzoni, si parte. Venezia Udinese. Dobbiamo vincere per non perdere il treno Juventus che ha 2 punti di vantaggio sopra di noi in campionato e che non perde una partita praticamente. È uno schiacciasassi terribile. Quindi non dobbiamo perdere ulteriore posizioni nei punti nei confronti della Juventus e quindi dobbiamo cercare di portarci a casa questa vittoria. Barbacci Ciccocco così parte male però. Attenzione, Isaac Newton cerca il movimento al limite della tira completamente fuori. Al 10° minuto, prima azione di questa partita, Isaac l'ha tirata fuori. Attenzione all'Udinese che attacca. Ai, grande Gautier. Grande salvataggio, bravo Gautier. Attenzione ancora l'Udinese, pericolosa. Aiaiaia, Ampadu Gautier la salva ancora. Porca miseria, l'Udinese parte. Bella carica l'Udinese. Attenzione, Isaac. Amarabacci Ciccocco. Amarabacci Ciccocco, vede il movimento di Isaac. Isaac al limite dell'aria. Vede il movimento. Attenzione di Wood. Il nostro pezzo di legno al 38esimo la sblocca lui. Raga, gara povera di emozioni. Questa forse è stata la vera unica azione che siamo riusciti a fare. Isaac. Palla per Wood all'incrocio di destro. Grande Wood. Il nostro pezzettino di legno la sblocca lui al 39esimo. Bella così. Attenzione, Isaac. Circo Venezia ancora Wood. L'asse Wood Isaac funziona, signore. L'asse Isaac Wood funziona. Ancora Isaac. Si fa leggermente allungare la palla, però guarda indietro. Per Amarabacci Ciccocco che ci prova. Ok, primo tempo andato, raga. 1-0 per noi. Bella così. Partiamo con il secondo tempo e portiamoci a casa questi 3 punti. Belli, puliti, puliti. Attenzione, l'apertura sulla fascia buona per Benitez, per Benitez la rimette sull'asse per Wood. Wood vede subito il movimento di Isaac che sbaglia il movimento, mannaggia. No, sbaglia il passaggio Wood, veramente. Però noi rimaniamo carichi, palla per Wood. Wood per Castagna, Castagna per Isaac. Niente da fare, non ci riusciamo a entrare in area di rigore, non ci riusciamo. Attenzione, ripartiamo Castagna. Castagna sulla sinistra. Castagna è veloce, raga. Castagna è veloce. La crossa leggera per Isaac che di rovesciata trova un gol. Un grandissimo gol, signori miei. Al 62esimo, Isaac Newton la chiude, signori miei. 2-0, gran gol da rivedere. Gran gol da rivedere, la rovesciata volante. Tantissima roba, mamma mia, Circo Venezia che torna a tutti gli effetti, signori miei, torna a tutti gli effetti, il Circo Venezia torna, guarda Comodino com'è contento del gol che abbiamo segnato, bella così, bella, bella. Attenzione, Castagna, si ferma giusto appunto per Abe, mamma dove è arrivato il portiere. Allora, raga, facciamo dei cambi, 71esimo, facciamo dei cambi, facciamo entrare l'unico cambio che posso fare, che ciò voglio fare, è fare quello, levare Isaac, facciamo entrare Dell'Orco, raga, unico cambio da fare.
Torniamo in campo, torniamo in campo. Attenzione all'Udinese, signori miei, attenzione all'Udinese. Questa è una cosa brutta. Gautier la salva, 79esimo. Salvataggio miracoloso di Gautier. E Venezia con calma, comunque vincono 2-0, raga. Dobbiamo stare tranquilli. Devono essere loro a inseguire noi, non noi a inseguire loro. È finita, raga, finita. Venezia batte Udinese 2-0. E andiamo. Sai, sono disperati. Che è successo, raga? Avete perso una partita, eh? Vi hanno fucilato. Va bene così. Andiamo a fare l'intervista, raga. Ok, Grazie per aver interviste. accettato di Prima rispondere domanda alle su nostre domande. Abeledo. Perché che ha fatto l'importante? Merita tutti i complimenti. Bravo Abe, bravo il nostro Abe. Non so che abbia fatto, però va bene. Abbiamo i giocatori giusti per continuare a questa striscia. Sono sempre le stesse domande, raga. Non cambia nulla. Un brutto colpo per i vostri rivali. Ma che ce frega? Ce lo siamo meritato. Che ce frega dei nostri rivali, raga? Noi siamo il Circo Ringraziamo Venezia, non il guardiamo Milan. in faccia a nessuno. Triplete, road to triplete, triplete, va bene. Va bene, ragazzuoli, allora io mi fermo qui. La Juventus ha vinto, sì, perché 13 partite giocate a testa, sono a 39 e noi a 37. Io mi fermo qui, vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti che mi darete. Noi ci vediamo domani, sempre al solito orario, per un prossimo video sul canale. Bella raga, ciao!